Siamo qua a Monaco di Baviera, stiamo concludendo i lavori di questa sessione europea che riguarda la medicina riabilitativa. I lavori sono stati particolarmente impegnativi, hanno visto noi italiani discutere in maniera primaria per quanto riguarda il libro bianco che verrà pubblicato nel prossimo anno. I delegati SPRM, i delegati della Sectional Board del WEMS e i componenti dell'Academy Europea hanno consultato la versione avanzata del White Book in medicina fisica e riabilitativa, White Book che delinea le caratteristiche della nostra disciplina in ambito europeo. I committi a cui gli italiani partecipano come in qualità di coordinatori sono molti, sono sette. Il committee sulla Evidence-Based Practice è coordinato da Stefano Negrini, quello sulla sclerosi multipla da Mauro Zampolini, quello sul morbo di Parkinson e malattie extrapiramidali da Gabriella Ceravolo, il committee sul dolore da Roberto Casale, il committee sulla robotica da Alessandro Giustini. Quel committee sulla public health, sulla salute pubblica, è coordinato dal sottoscritto. Il committee sulla medicina, su sports medicine and rehabilitation è coordinato da Carlo Gerofotti. Il mio ruolo è quello di coordinare i delegati di tutte le nazioni europee, incluse quelle extraeuropee che abbiamo ammesso come Israele, Ucraina, Russia, Turchia e altre, in maniera tale di avere una visione, un'omogeneizzazione della riabilitazione in una Europa unita e anche le nazioni vicine, andando un po' controcorrente, se vogliamo, rispetto alla tendenza politica. Il prossimo evento di Vilnius, cioè il congresso europeo, sarà molto importante e spero che molti soci parteciperanno.